dipinto di un paese felice che non so dove i rappresentanti del centrodestra l'hanno visto. Ah, tutt'altro che felice. Le carceri italiane sono piene di poveri cristi. Il mondo sa, l'Italia sa tutta, dalla prima all'ultima persona, che se sei povero, incappi nelle maglie della giustizia, sei rovinato e puoi dire addio alla tua tranquillità, alla tua famiglia, spesso ai tuoi figli e compagnia cantante. Le carceri, come dicevo, non vedono colletti bianchi. Secondo voi, la Germania, i reati dei colletti bianchi sono 10 volte superiori a quelli dell'Italia? Eh sì, perché in Germania vanno in carcere 10 volte più signori per reati di corruzione, per reati sul patrimonio, per reati contro la pubblica amministrazione. In Italia 10 volte di meno sono le persone che commettono questi. Quindi stiamo parlando di benestanti, se non di ricchi, che in Italia chissà perché non vanno in galera. Questo è uno dei tragici punti della giustizia italiana. Allora, venire a sostenere che non è vero che i processi si allungano perché chi ha gli stuoli d'avvocati può permettersi di dilazionare tutto continuamente, perché c'è un problema. I tempi della giustizia sono lenti, e io l'ho verificato di persona. Mi sono trovato un giorno che il perito di parte non aveva preparato la sua, diciamo, referto e dice, rindiamo, vabbè, io dico, vabbè, magari il mese prossimo. 8 mesi per tornare a fare un referto che non c'era. Questi signori che hanno gli avvocati di fronte a questa dilatazione già normale dei tempi della giustizia, riescono a farli dilatare ulteriormente con una facilità estrema. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi sei?